Ragazzi, benvenuti e bentornati su Xenogears. Giorno importante per Nisan. Più che per Nisan, per Bart e Faye. Mettiamo in atto il piano militare prestabilito nello scorso episodio. Siete pronti? Pronti. I nostri camerati di Nisan attaccheranno le unità di guardia occidentali, indossando uniformi di Kislev così come pianificato. Al momento giusto, noi ci dirigeremo al palazzo con l'Yggdrasil. Va bene, ma evitate ogni morte non necessaria, soprattutto fra le truppe di Ave e la gente di Gebura. Sì, comprendiamo. Credo sia il momento di scatenare un inferno col mio Weltal. Contiamo su di te. La prossima volta che ci incontreremo non potrò più chiamarti Bart o Padroncino. Forse Vostra Maestà? Smettila, Bart andrà bene, grande madre di Nisan. Ehi, lo sai che odio quel titolo? Ok, muoviamoci. Allora, buona fortuna. Margherita e Bartolomeo, vedervi insieme apre il mio cuore alla speranza. Tempo fa, prima che i Fatima di Ave fossero chiamati in tal modo, i reali e le loro mogli regnavano sul pro... sul pro... I reali e le loro mogli regnavano su prosperose terre. Aspetto con ansia il giorno in cui, come grande madre di Nisan, sarai sul trono al fianco di Bartolomeo come sua moglie. Cosa? Ehi, ma no, odio parlare di regine e principi azzurri. Bart ed io siamo solo buoni amici. Il matrimonio è la migliore amicizia. Margherita, nel momento in cui diventerai una bella donna, non credo che Bart continuerà ad ignorarti. Smettila, mi fai arrossire. Ogni gruppo di gear parta secondo l'ordine stabilito da qui, per evitare di essere individuato. Ci incontreremo alle montagne rocciose presso il confine domani alle 12, capito? Ok. L'ora è finalmente arrivata. Sono agitatissimo. Anche se la nave da guerra è molto vecchia, andrete lì solo con un piccolo gruppo. Sarà un combattimento duro, ma potreste cambiare il futuro di Ave. Conto su di voi. Lasciate fare a noi, padroncino. Faremo venire il mal di testa a Vandercam. Giusto, figliolo? Non chiamarmi figliolo, perché di sicuro non sei il mio paparino. Eh? Beh, padroncino, le promettiamo di ottenere qualcosa da questa battaglia. Fei, è strano per me dirlo visto che sono io quello che ti ha coinvolto, ma sta attento, ok? Anche tu. Se mi succedesse qualcosa, prenditi cura di loro e di Marghi per me. Non portarti sfiga, non è da te. Ma in quel caso mi prenderò cura di loro, non preoccuparti.
Oh, non volete riposare un po'? Come mai comandiamo... Shitan? Beh, intanto salviamo. Altro, quante ore è che siamo... 9 ore. Cioè, 10 praticamente. Finalmente domani ci dirigeremo a Bledavik. Benché sia il principe, il nostro padroncino non conosce molto bene la capitale reale. Ho sempre pensato che fosse un vero peccato, ma nonostante ciò ho fatto del mio meglio per crescerlo come il principe ereditario. Tuttavia, ripensandoci, potrei averlo sottoposto eccessivamente agli oneri della regalità. Per giunta, quando era ancora molto giovane, e potrebbe essere stato troppo per un bambino con un tale futuro da affrontare. Devo essere il peggior sorvegliante di tutti i tempi. Mio caro Lord Mason, penso a stento che quello che dite sia giusto. Il nostro giovane avrebbe abbandonato il pesante fardello se non avesse voluto più reggerlo. Ma ora è un uomo, di gran lunga capace di sostenere ogni onere e pressione di questo tipo. Inoltre, io credo che siate stati voi quelli ad avergli dato la forza di agire così. Oh, mio buon dottor Uzuki. Come posso esservi utile? Nulla per adesso, grazie. Spero di poter offrirvi ancora un tal servigio. Cosa dobbiamo fare con... con Shitan? Mi sa dobbiamo tornare alla plancia di comando. Il mio nome è Bingo, l'apprendista timoniere. Sigurd mi sta insegnando a pilotare l'Yggdrasil. Vuoi vedere i miei appunti? L'Yggdrasil può essere pilotato proprio come se ti muovessi a piedi. Vabbè, questo è il tutorial, non ci serve. Basta, basta. Non riesco a sopportare l'attesa. Quando diventerò un timoniere provetto? Mi sa che allora dobbiamo andare a dormire. Credo. Possiamo salire adesso? Perché quella faccia così triste? Domani è il nostro primo ritorno al tuo castello in 12 anni. Ritornare al castello. Immagino che dopo che avremo ripreso il palazzo reale diventerò il re. Non sono molto adatto al ruolo, vero? Ti ci abituerai. Ascolta, Sig. Sì? Io credo che non importi davvero chi sia il re, vero? Questo perché è un simbolo di speranza, giusto? Non devo esserlo io. Fui rapito da Solaris e sottoposto ad un lavaggio del cervello, per poi essere usato come cavia umana. Ma neanche loro poterono cancellare il mio desiderio di tornare a casa. Poi mi ricordai di te e di Margherita, ma non vi pensai come la famiglia reale del nostro paese, ma come bambini qualunque. Non mi interessa restaurare una dinastia. Voglio riottenere questo regno perché appartiene a voi, perché è casa vostra. Perché è la mia casa? Sì. È per questo che dobbiamo eliminare Shakan domani, dico bene? Giusto, allora facciamolo. Ma prima penso che ti serva un bel bagno. Un bagno?
Non hai per nulla l'aspetto di un re. Stai affrontando il capo dei nemici, dunque devi avere un aspetto da nobile. Ehi, hai appena detto che non importa che io sia o no il re. Non c'entra assolutamente nulla. Quel qualcuno stava aspettandoti. Pensare a quel qualcuno fu tutto ciò che ti servì per riprenderti. Sei un grand'uomo, Sigurd. È impazzito, fermatelo, non mi importa com'è, ma fermatelo! Non può essere. Aiuto! Cosa c'è? Sembra che tu abbia solo avuto un incubo. Non sarà stato ancora lo stesso sogno, vero? No, non era nulla. Car. Spiare non è una cosa da fare, sai? Ho visto il ragazzo che stai cercando nel torneo. L'ho riconosciuto subito, t'assomiglia moltissimo. Utilizzaste l'influenza del ministero per avvicinarti a quell'uomo. Sconosco qual sia il tuo piano, ma non osare pensare di macchinare contro di me. Rimani fuori da ciò. Oh, vedo che la novità ti è già arrivata. Come di consueto, tu sei il primo a venire a conoscenza di tutto. Ma non preoccuparti, non ruberò il tuo bene prezioso. Io collaborerò, inoltre... Io e tu abbiamo compiuto assieme un lungo cammino. Oh? Cosa c'è? No, per un attimo ho pensato di aver captato alcuni suoni innaturali. Siamo vicino alla capitale. Probabilmente è solo qualche nave proveniente da lì. Ma non viene dalla superficie, viene da sotto la sabbia. Sotto la sabbia? Questo è l'unico incrociatore del deserto in tutta Ave. Non siamo venuti a conoscenza di una nuova nave. Neanche delle spie site al quartier generale della Marina di Ave. Vance, puoi riprovare a confermarci cosa sia? Non riesco ancora a captarlo. Potrebbe essere stata una balena del deserto.
Padroncino, sto captando un utilizzo crescente nell'uso della banda F. Questa è la frequenza della forza di difesa della capitale reale. Ecco, nello stato superficiale, rilevo suoni di ancore issate e di motori attivati. La flotta difensiva della capitale reale sicuramente sta partendo. Abbiamo inoltre intercettato una trasmissione dalla pattuglia al confine con Kislev. Stanno richiedendo sostegno immediato dalla capitale reale. Sembra che abbiano davvero creato un inferno al confine. Bene, avanti. Preparate le scialuppe ad espulsione. Quando sbarchiamo, nascondete la nave. Padroncino, ho un presentimento terribile, terribilmente brutto riguardo a ciò. State molto, molto prudente. Va tutto bene, vecchio Mason. Cosa? Questa ragazzina è il nostro ufficiale comandante. Ha detto di far parte dell'elite proveniente da Jugend. È ritornata da una missione di spionaggio a Kislev. E a mani vuote, niente souvenir per il comandante, eh? Ma è molto carina. Non è certo il tipo di persona che fa il soldato. Ehi, è questo il modo di rivolgersi a un superiore? Ricordate il vostro grado. Oh, che paura. Non ci frega molto del grado e neanche di rank. Ma solo perché lei è bella non vuol dire che deve essere arrogante. Questo coglione è solo geloso. Cosa? Io sono molto più bello. Come potrei essere geloso? Ehi, mettete a freno i vostri ormoni. Mi fate vomitare. Detto questo, non ci dia fastidio, cara tenente. Comunque, facciamo muovere questa cosa. Non posso dire ciò che fa solo guardandola. Che tipo di macchina è questa? Non l'ho mai vista prima. È un nuovo tipo di gear, detto Virg. Ad uso degli ufficiali. Virg. La gente con poteri mentali normali non può guidarlo. Ed è comunque una Jugend, anche senza alcuna capacità. Ah, sembra divertente. Vediamo che cosa può fare. Alla vetta della montagna. Non c'è tempo da perdere. Schierarsi. Oh Gesù. Ti prego, fuggi. Grazie. Non ho proprio voglia di battermi nuovamente contro di loro, vabbè che dovremmo essere più potenti. Adesso sono andato nella parte sbagliata. Senti, proviamo ad attaccarlo, dai. Mo con la combo spacchiamo il culo. Allora, è di là. Giusto?
Ma dove minchia è la vetta? Non la trovo più. Madonna! Madonna! Sono uno stupido, ragazzi. Vabbè, abbiamo farmato un po'. Infatti siamo livellati. Bene così. Solo medusoidi comunque. C'è una cassa. Bene. Madonna. Cominciamo bene. Bene. Allora, dobbiamo andare di qua, credo. No, pensavo fosse una strada, invece no. Thank you.
Bene, grazie. Io ho una paura fottuta di cadere. Ok. Una cassa. Ehi, Madonna. Ancora tu. Mo' ok farmare, però basta. Pipita. Ok, questa si può vendere, così almeno guadagniamo un po' d'oro che ne siamo a corto. Mamma mia. Eccoci. Tu? Sembra che io mi sia un po' perso qui. Oh, e ho visto alcuni gear che sembravano molto forti volare qua intorno. Poi ho trovato queste cose durante i miei viaggi. Ti serve qualcosa? Sì. Ah, intanto rimettiamo il carburante. Poi. Già ce l'abbiamo. Già ce l'abbiamo. Già ce l'abbiamo. Questa per... Vabbè, questa non ci serve. Non abbiamo praticamente soldi per nulla. Ma pure sul punto di salvataggio. Ma ancora. Grazie. Allora, salviamo. E proseguiamo. Usciamo da sta grotta, va? Fei, un'unità Gear di Gebura. Cosa? Ci penso io. Ma non abbiamo tempo. Mentre perdiamo tempo qui, il gruppo di Bart si dirige verso il castello. Presto! Roger! Quel Gear. Non ditemi che è Fei. Ehi, è lui? Il tizio di prima? Sì, è proprio lui. Bene, è il momento della rivincita. Non resti indietro, sorella. Sto dando fastidio perché non si mette da parte, guarda. Già. Ci prendiamo noi cura di questi tizi. Mi dispiace. Fuori dei piedi. Ehi, voi! Non vi ho ancora dato l'ordine di attaccare. Mo' son cazzi nostri. Ok, per ora ce la stiamo cavando, per ora. Oh merda! Ok,
Ti attacchiamo. Franz, Helm, state bene? Ho perso con un agnello. Non è possibile. Come può essere? Franz, fatti coraggio. No, sì. Ancora, ho bisogno di più drive. Non posso battermi con Faye, ma... non mi resta altro che usare la drive. Ma... cosa state facendo? Stai tranquilla. È solo la drive. La drive ti farà riacquistare il tuo equilibrio e ti sentirai meglio. No, non voglio usarla. Pensavi che avremmo fatto un'eccezione perché tuo padre è un pezzo grosso? Per favore, andate via! È la prima volta che vedi questo. Fino ad ora non si erano mai constatati utilizzi di droghe per il potenziamento mentale. È stato improvviso, probabilmente lei è un tipo che non può usare la drive. Questo probabilmente le ha causato il delirio. E la perdita di controllo? Vuoi dire un'incosciente esplosione di rabbia repressa? Ma tutti la hanno. Per questo le capacità innate sono così alte. Sì, perché il comandante le ha richiamate? Probabilmente per loro è troppo. Poi c'è una crescita istantanea nei valori numerici. Ma non possiamo usarle come test di fronte ad Eric. Peccato non poterlo controllare, visto che c'è tanto potenziale.
Ti lasceremo al dipartimento. Resta nella tua abitazione fino a nuovi ordini. Stai tranquilla, hai un potere degno di una prescelta. È colpa di questa gente stolta che non riesce a sopportare il tuo potere. No, Altar Drive ti friggerà il cervello. Non mi importa, peggio di così non può andare. Basta così, Franz, ci penso io. Ma quella voce... Ellie! Ellie, sei tu! Faye, cosa stai facendo? Non dovresti essere qui. Ellie, il tuo viso, che succede? Non avrei mica preso quella droga che cambia la personalità? Di cui Bart ci ha parlato. Non ho nulla a che fare con te. E vorresti smettere di cercare di essere così amichevole? Wow, li hai visti? Quelli erano aeroidi. Aerodi, scusate. Aerodi. Animus Aether Response Offensive Drones. Comunemente detti aeroidi. Dai, aerodi. Fra i Gebur ci sono solo poche persone che sono capaci di utilizzarli. Da quello che so, possono essere solo persone della classe degli elementi. È come l'effetto collaterale della Drive. Non c'è differenza, giusto? No, la Drive si limita a manifestare solo il potenziale che lei ha già. Quello che vedete è il suo vero potenziale. Qui ci fa il culo, come facciamo? Ellie, fermati! Perché dobbiamo combattere? Perché? È ovvio, è la divina provvidenza. Noi siamo il popolo eletto, gli Abele. Il nostro scopo è dominare gli abitanti della Terra, gli Agnelli. Chi si mette contro di noi dovrà essere eliminato. Ellie, riprenditi! I tuoi sentimenti sono controllati dalla droga! Questa sono io, non ce n'è un'altra! È una bugia, sei sempre stata responsabile! Accusavi te stessa di aver causato l'incidente all'Anna atterrando là! Eri così premurosa con me! La vera Ellie non avrebbe mai detto una cosa simile! Parli come se ci conoscessimo, ma non sai nulla di me! Agitati, balla, muori e marcisci nell'oscurità. Ellie, devo combatterti. Madonna mia! Ma io come mi curo esattamente?
Come faccio a curarmi? Ho sbagliato. È finita. Non ancora. Non è scriptato che io debba perdere, quindi ci vediamo tra poco, ragazzi. Però come mi curo? Devono esserci degli oggetti per curarmi, forse. Aspettate. Vediamo se qua il robot riparatore ci vende qualcosa. Perché non è possibile. Sì, sì, già me l'hai detto, dai. Oggetti. Intanto ti vendo la pepita. I bulbi. Il cuor di leone. Sì, già me l'hai detto. Allora. Parti. Aumenta risposta, aumenta difesa, aumenta agilità del deserto. Aumenta risposta. Previene danno videocamera, protegge motore gear. Furto di succo carburante. Bene, perdita armatura. Protegge motore gear. Costano un fottio. Non le possiamo prendere, le fruste. Il motore già ce l'abbiamo al massimo. Potremmo aumentare la difesa. Protegge motore gear. Che significa esattamente? Proviamo a prenderlo. Allora, equipaggio. Circuito vecchio, aumenta risposta e difesa. Aumenta agilità nel deserto, antiraggio, danno raggio giù 50%. Protegge motore gear. Questo diminuisce di 10 la risposta. Sti cavoli. Mettiamo il salvamotore.
Vediamo. Io risalvo, ragazzi, e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ci siamo. Questo è il terzo tentativo. Andrà bene? Non lo so, lo spero.
tra poco è il momento della verità. Se bestemmio come il video di Coca-Cola rossa comunista, Coca-Cola rossa comunista e supplì rumeni. Dicevo appunto, se bestemmio come in quel video vuol dire che non ce l'ho fatta. Allora, tattica nuova. Modalità turbo, ma non attacco con X e poi combo di triangolo, facciamo soltanto triangolo e combo di triangolo, in modo che riduciamo gli sprechi di carburante al minimo. Che se no sarebbe 30 più 40, quindi 70. Adesso sarebbe invece 10 più 40, fanno 50, quindi direi che. Sì, stai zitta. Bravo, bravo. Il turbo mi sa manco serve. Appena siamo sotto i 400 lo tolgo. Dopo questo levo il turbo. Bravo! Bravo! Aia, però comunque hai retto bene. Bene, bene così. Mo tocca vedere quando usa gli aerodi. Appunto. Vediamo un po' quanto riusciamo a proteggerci. Mi sa poco. Va bene. Meno male. Siamo per finire il carburante e ciò non va bene. Bravo! Bravissimo!
Mo' tocca regge botta per un po' perché devo assolutamente caricare. Però se continuo a parare così... alla grande. Poi se riuscisse pure a schivare più spesso sarebbe ancora più ottimo. Sembra che sia giunta la tua ultima ora. Ora lascerai questa valle di lacrime per sempre. Dimmi che siamo giunti a un punto di conclusione, ti prego. Non temere. Per essere stato così gentile ti darò una morte senza dolore. Addio, Fei. La mia testa. Che succede? C'è qualcosa che non va con Ellie. Forse adesso potrò fermarla. Ellie, svegliati e torna in te. Sta zitto. Non voglio ascoltare le ciance di un agnello. Questo non è vero. Io non voglio. Palesemente Asuka comunque lei, eh? Ellie, va tutto bene? Cosa? È l'effetto della droga che sta svanendo. È così, Ellie? È quello che sta succedendo? Fa silenzio. Non ho bisogno della compassione di nessuno. Io... Fei... Aiuto... No, questa non... Non sono io. Fatti forza, Ellie. Non lasciare che la droga ti domini. Ellie! Ellie, perché? Ti avevo avvisato. Ti ho detto che la prossima volta che ci saremmo incontrati saremmo stati nemici. Ma per te non c'è motivo di farti questo solo per poter combattere. Non c'è motivo per me e per te di combattere. Proprio nessuno. Non c'era altra scelta. Io sono un ufficiale di Solaris. Non posso voltare le spalle alla mia unità. Alla missione. Perché hai dovuto usare la drive? Io non volevo. Quando la uso, mi trasformo. Mi sembra di essere dominata da un potere sconosciuto che mai ho voluto. Dentro di me c'è un potere che non voglio riconoscere. Ma io voglio proteggere i miei compagni, perciò non avevo scelta se non usare la drive. Ellie, tu sei come me. Come te. Probabilmente. Ho avuto la sensazione di conoscerti sin dalla prima volta che ti incontrai. Forse perché i nostri problemi erano così uguali. Io sono qui per te. Potrebbe non essere molto, ma... almeno posso capire come ti senti, Ellie. Cosa? Stai dicendo che noi ci lecchiamo le ferite a vicenda? No, non è così. Beh, penso di stare... Scusami. Perdonami, non mi sto comportando bene, non è vero? No, sono io ad essere pessimista, qualche volta. Ma, tuttavia, è meglio questo che tormentarti da sola. Fei.
Non cambierai idea? Ti prego, non fare una faccia così triste. Non ho scelta. È l'unico posto che posso chiamare casa. Devo andare. I miei amici mi stanno aspettando. Se puoi, esci dall'esercito, Ellie. Quell'aspetto e quello sguardo non ti si addicono per nulla. Devo sbrigarmi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente! Finalmente! Meno male! E penso che siamo arrivati all'ora, non lo so perché lo sto registrando in due parti questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Nel prossimo episodio continueremo ad attuare il piano sperando che funzioni. E tra Ellie e Faye c'è un certo feeling e io spero che Ellie possa fare la scelta giusta. Non è vero che non ha scelta, lei può scegliere, ma forse ha paura delle conseguenze delle sue scelte. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.